Video di apertura, ragazzi, salutiamo. Salutiamo da Napoli, via San Gregorio Armeno. Iniziamo così la nostra vacanza. Via in... Che grande. Quanto bravo, Pia. I will see. And I will resist. E dopo la prima pizzina della vacanza ci andiamo verso Duomo Spacca Napoli. No, raga. Quando sono andato a Roma c'era la fontana di Trevi con l'impalcatura, non l'ho vista. Allora, ragazzi, questo qua è il Duomo di Napoli. Eccoci, siamo a Spacca Napoli, la via che appunto spacca il centro di Napoli in due. C'è scritto che mi danno la laurea. Ma io ho studiato 3 anni, la potevo prendere qua. Spiego ai miei follower che potrebbero non capire, non siamo in galleria Vittorio Emanuele a Milano, eh. Oh, ma l'albero Swarovski. Ho perso i miei amici partendo all'avventura, ma ho trovato Piazza del Plebiscito, che ricorda un po' la Piazza del Vaticano, vero? Scusa, puoi farci una foto con dietro il Vaticano? Sì, certo. Certo. Puoi salutare anche il mio canale YouTube, già che ci sei? Ciao. Chi c'è? Bello. Spam. Lavori è molto bello. Tu vai. Se uno parte da là dritto verso la chiesa, molte persone non riescono ad andare dritte, ma spesso deviano o a destra o a sinistra. Sì, ma molte, ma io ce la faccio. Sì, va bene, eh? Occhio! Comunque vada, eh? Fate, fermati, frate. Togli la cazzo. È andato dritto, raga. È notevole, oh! Grazie, ragazzi, perché è stato un bel esperimento. Ciao. Ciao ragazzi, secondo giorno della vacanza. Oggi abbiamo in programma Amalfi e Positano. Abbiamo 2 ore e mezza circa da passare a Positano. Il programma prevede un bagnetto, poi giretto per il centro. La limonata come in America. Adesso le chiedo, ma con te? Andate in spiaggia, bagnetto tattico e poi giretto. La particolarità di Positano, a mio avviso, è che, come tutti i luoghi sul mare, ha le case bianche, che però è molto colorata. I negozietti, i bar, i locali sono tutti molto molto colorati, figata. Dopo un bel bagnetto a Positano, io sto andando nel centro di Positano. Visto che siamo a Positano, dobbiamo girarla e siccome il tempo è denaro, andiamo a spendere un po' di soldi. Questa è simpatica questa, eh. Il prezzo è un po' meno, 98 euro. Bah. Siamo arrivati ad Amalfi. Adesso pranzetto, sì. E poi giriamo. Wow. Confronto il volo con Positano, in poche parole, strade più larghe ma meno caratteristiche e meno colorate. Grandi ragazzoni, siamo tornati da Amalfi, adesso ci dirigiamo verso un posto in cui cenare. Ragazzi, allora, breve commento su Positano e Amalfi. Preferisco Positano. Condivido. Sì, anch'io. Siamo arrivati a Capri, ragazzi, dopo una pizzetta da 6 euro, un gelato da 15 euro, ci avviamo verso la barchetta che abbiamo prenotato per fare 2 ore di navigazione verso i faraglioni. La guideremo noi, sarà la prima volta per me. Siamo prontissimi per partire, ci hanno spiegato come guidare. Abbiamo capito abbastanza. Siamo partiti, ragazzi! Avanti tutta! A poppa! Tirate le vele! Terra! Terra! Ciaone amici! Pop the Sailor Man! Con questa barchetta piccola fare su e giù da fermi mi dà un fastidio lo stomaco. No! No! Pieno di yacht e poi ci siamo noi con la barchetta con il che sbocco. Dopo il giro in barca torniamo a Napoli per recuperare la pizza che avevo perso nel tragitto a Capri. Ci
ci offendiamo quando? Quando bevi l'acqua dopo il caffè. Lo so, lo l'acqua so. L'acqua, ad esempio, ti ammazzerei, in quel momento ti ammazzerei. Va verso Caserta questo, giusto? Eccoci arrivati in Reggia di Caserta. Tutti quelli che ci sono stati ci hanno detto che è strabella, quindi vediamo l'ora di visitare. Abbiamo deciso di fare prima appartamenti, visto che questa è ora di pranzo, c'è un caldo bestiale. E dopo usciamo per visitare tutto il parco gigantesco. Un suo lampadario appeso con una coperta. Picasso? Lei invece prima è passato Cristoforo Colombo, ha messo l'uovo. Questo è un vaso della dinastia Minghia. Qua venne concepita la dinastia Borbone. O c'è un Geronimo Stilton là. La campagna vaginale... La Nasalis larvatus, meglio nota come scimmia nasuta, è una specie arboricola il cui naso può raggiungere una lunghezza di 17 centimetri. Eccoci nel parco reale della Reggia. Ora nei parchi dietro casa nostra. Almeno mettere una panchina ogni tanto potevate. Tagliare l'erba potevate. Finire la gamba della ragazza potevate. Spalare la merda potevate. Mettere un cesso potevate. Se abbiamo capito che la Reggia di Caserta, il parco è bellissimo nella zona centrale. Se ti inoltri per le zone laterali è, come avete visto, molto boschiva, forestale, selvaggia. Ci piace di meno. Ci piace di meno. Obiettivo arrivare fino a là. Meta raggiunta, adesso sosta al baretto e poi noi ci rivediamo stasera a Napoli. Ci trattiamo bene, ci trattiamo bene, ci trattiamo bene, ci trattiamo bene. Ultimo giorno di vacanza, stiamo aspettando la metro per andare a Toledo a vedere la stazione della metropolitana, che ha detto dei napoletani è la più bella d'Europa. Sembra il rivestimento di una piscina con un tunnel che va su. È un cesso rovesciato. Più bella d'Europa, cazzo. Le altre fanno cagare allora. Ma sono tutti per vedere più bella d'ora, ma anch'io sono il più bello del mondo. Ci avviciniamo ai quartieri spagnoli. Devo essere sincero, il murales me lo aspettavo un po' più grande, un po' più bello. Se volete visitare Napoli in periodi di Covid e vi chiedete serve il Green Pass, il Green Pass effettivamente te lo chiedono se devi entrare in un ristorante, ma non devi mostrarlo. Tieni un Green Pass? Sì, allora dentro. Lo chef propone. Ultimo pranzetto napoletano, ragazzi. Giunge così al termine la nostra vacanza campana. Mi sono promesso di tornare a Napoli un domani per vedere anche Pompei e il Sorrento e continuare a visitare, mangiare e vomitare. Siamo arrivati a Milano. Buonanotte, amici. Vi voglio bene. Alla prossima avventura.